Buongiorno a tutti, spero che siate tutti bene, che abbiate iniziato bene questa settimana e soprattutto che siate a casa, chiusi in casa. Questa è la lezione iniziale di su Giacomo Leopardi. Non vi ho fatto delle video lezioni a proposito del primo inno alla notte di Novalis e degli italiani e la letteratura europea di Madame de Staël, perché sono tradotti in italiano contemporaneo e avete l'analisi del testo, quindi solo se c'è qualche problema me lo chiedete, altrimenti erano sufficientemente comprensibili. Non farò altrettanto sulle opere di Leopardi, nel senso che lì invece le analizzeremo nello specifico insieme, nel caso in cui, come sembra, si dovrà protrarre ancora la chiusura delle scuole. Ma oggi andiamo a iniziare, come vi dicevo, uno dei miei autori preferiti, e mi dispiace tanto dovervelo spiegare in questa maniera perché non vi ho davanti, non vi vedo, non sento le vostre domande, ma soprattutto anche le vostre riflessioni, che spesso sono piuttosto interessanti. Seguo come sempre l'andamento del libro, quindi siamo a pagina 526. Mentre ascoltate questo video, vi prego di tenere sott'occhio le pagine del libro. Anche se, come appunto vi dicevo, sul libro è spiegata molto bene questa parte, soprattutto per quanto riguarda la vita, è molto dettagliata, e rispetto ad altri autori per cui ci soffermiamo di meno sulle loro vite, per quanto riguarda Leopardi vi anticipo già che vi chiederò i dettagli della sua vita. È impossibile, più che con altri autori, comprendere le opere di Leopardi se non facciamo bene attenzione alle date, che cosa succede nelle varie parti della vita di Leopardi, che ha viaggiato tantissimo, ha avuto diverse fasi esistenziali, diversi cambiamenti anche nella sua vita. Dicevo, non è possibile comprendere le sue opere se non le facciamo corrispondere a un determinato periodo della sua vita. Anzitutto, limiti cronologici 1798-1837, muore giovanissimo, 39 anni, purtroppo chissà quali altre opere ci avrebbe lasciato, ma di contro inizia a scrivere molto molto precocemente. 29 giugno 1798 nasce a Recanati, siamo nelle Marche, è figlio di un conte Monaldo Leopardi. Interessante anche la vita di conte Monaldo, perché anche lui era un letterato e aveva presso la sua villa Recanati una biblioteca immensa per l'epoca, biblioteca che è ancora visitabile oggi. Se voi andate a Recanati a vedere Villa Leopardi, c'è la possibilità anche di visitare la biblioteca di Monaldo Leopardi. Quindi suo padre Monaldo, sua madre Adelaide Antici, una donna particolarmente severa e che ci viene descritta dallo stesso Leopardi come una donna senza sentimenti, anaffettiva, che non dimostrò mai il suo affetto nei confronti dei figli, anzi dice nello Zibaldone Leopardi che Adelaide godeva nel far soffrire i figli per abituarli alle rudezze, appunto alle cattiverie della vita. Quindi una madre, un clima familiare abbastanza severo, rigido. Leopardi ebbe due fratelli, Carlo e Paolina, e tutti e tre vennero istruiti nella prima parte della loro vita dallo stesso padre Monaldo e dalla sua biblioteca. Quando poi Leopardi compì 11 anni, proseguì da solo gli studi. Da autodidatta imparò greco, latino, francese, ebraico. Un bambino prodigio, come diremmo oggi, un bambino che veramente, date anche le possibilità di studio che aveva all'interno della sua casa, ebbe anche un'attenzione molto particolare verso lo studio. Sono gli anni dal 1809 al 1816 i cosiddetti anni di studio matto e disperatissimo, cioè gli anni in cui effettivamente Leopardi decide di dedicare la sua intera esistenza, le sue intere giornate allo studio dei libri paterni e conoscere quanti più argomenti possibili. Ha anche un risvolto negativo questo suo studio, perché gli provocherà anzitutto una gobba che si porterà dietro fino alla fine della sua esistenza per essere stato troppo chino proprio sui libri, sia dei problemi terribili agli occhi, tant'è che
passava dei periodi leopardi anche in età più adulta di completa cecità. 1816, già nell'introduzione al romanticismo italiano della scorsa volta, abbiamo detto è una data importante perché inizia nel territorio italiano quello che noi abbiamo definito come quella che noi abbiamo definito la polemica classico-romantica. Cioè Madame de Stael pubblica il suo articolo sulla maniera e l'utilità delle traduzioni, invita i letterati italiani ad aderire cioè alle nuove norme del romanticismo. Una parte di letterati si schiera a favore del romanticismo, Giovanni Berchet e Manzoni, una parte invece si schiera a favore del classicismo. Tra questi c'è Leopardi. Leopardi conosce durante la polemica classico-romantica il suo amico Pietro Giordani che lo incoraggia proprio a aderire ai principi classicisti in letteratura. Sempre nel 1816 avviene quella che i critici chiamano la conversione letteraria di Leopardi, cioè quella conversione che fa passare Leopardi, dice Leopardi stesso, dall'erudito al bello, cioè dalla composizione di opere erudite, cioè che parlano, che ne so, di astronomia, oppure di argomenti ben specifici di erudizione, alla letteratura. Dal 1816, cioè, Leopardi inizia ad occuparsi effettivamente di letteratura. Tra il 1817 e il 1818, Leopardi si innamora per la prima volta, non ricambiato, le donne di cui si innamorerà Leopardi durante la sua vita non ricambieranno mai, purtroppo per lui, il suo amore. Si innamora di sua cugina Gertrude Cassi, e le prime poesie che lui inizia a scrivere saranno ispirate soprattutto a valori civili e patriottici. Siamo nel 1819, quando la pressione di quello che lui definisce il natio borgo selvaggio, cioè Recanati, un paese in cui non veniva apprezzata la sua erudizione, lui non riusciva a parlare con nessuno perché nessuno aveva il suo livello di erudizione, anzi veniva deriso dagli abitanti di Recanati. E veniva soprannominato Usaccentuzzo, perché nessuno riusciva a dialogare con Leopardi, dato che aveva una conoscenza straordinaria. Dicevo, nel 1819 questa pressione di un paese chiuso, gretto e arretrato diventa insopportabile, insopportabile. Tant'è che nel 1819 Leopardi progetta la fuga dalla casa paterna. Perché progetta una fuga? Perché il padre non aveva nessuna intenzione di lasciarlo andare via. Non si sa come, sta di fatto che quando Leopardi è sulla carrozza per lasciare la sua casa, il padre lo scopre e lo riconduce a casa, vi lascio immaginare con quali maniere terribili, grezze, rozze, eccetera, e risale sempre al 1819. La cosiddetta seconda conversione di Leopardi, cioè la conversione filosofica. Dice Leopardi di essere passato dal bello al vero. In questa seconda conversione, Leopardi passa cioè dalla composizione di opere letterarie, a seguito appunto del fallimento della fuga, deve rinchiudersi nuovamente in casa, non compone più opere letterarie, ma decide di comporre opere filosofiche. 1822 è una data importante perché solo nel 1822 finalmente Leopardi inizia a viaggiare, lascia Recanati, decide di andare a Roma. A Roma lo aspetta Carlo Antici, fratello della madre, ma rimane subito deluso dall'ambiente romano perché in questo ambiente, corrotto, meschino, non c'è quello che lui si stava aspettando, cioè i letterati non accolgono di buon grado il suo estro, la sua genialità, ed è costretto dunque a ritornare a Recanati. Qui, dopo il suo primo grande ritorno a Recanati, dopo il fallimento della fuga del 1819, nascono e Leopardi sperimenta le varie fasi del suo pessimismo. Pessimismo che lo porta ad abbandonare la poesia, e questi anni dal 1821-22 al 1828 vengono definiti gli anni del silenzio poetico. Leopardi in questi anni non compone alcun tipo di poesia.
Nel 1824 compone invece un'opera importante dal punto di vista filosofico, che sono le operette morali. 1825, Leopardi lascia nuovamente la casa paterna, si trasferisce a Milano, dove presso l'editore Stella inizia una serie di traduzioni di classici greci e latini per farsi sotto compenso, per farsi pagare. Milano è un ambiente malsano per lui, che ha dei problemi di asma, dei problemi di respirazione alla schiena, agli occhi, quindi è costretto a trasferirsi a Bologna, dove vive, conosce un po' il circolo di letterati del periodo, si innamora di Teresa Carniani Malvezzi, secondo amore non ricambiato, e nel giugno del 1827 Leopardi si trasferisce finalmente a Firenze. Viessot lo chiama alla direzione del proprio gabinetto, che è appunto un gabinetto che si occupa sia di letteratura che di storia, e qui proprio a Firenze viene in contatto con i principali letterati dell'epoca, tra cui proprio Stendhal e Manzoni. 1827 lascia Firenze per andare a Pisa, anche questo è una data molto importante perché proprio a Pisa si risveglia in lui il desiderio di scrivere poesia, il cosiddetto risorgimento letterario del 1827, il risorgimento poetico del 1827, e qui compone una grande parte dei cosiddetti canti pisano-recanatesi, cioè una parte piuttosto famosa e celebre delle sue poesie. 1828 si aggrava la sua malattia agli occhi, Leopardi cade in miseria perché non può più tradurre presso l'editore Stella e è costretto a ritornare a Recanati, dove rimane per 2 anni chiuso in una terribile desolazione e depressione. Perché proprio a lui non piaceva rimanere nel suo natio borgo selvaggio. 1830, aiutato anche dai suoi amici, tra cui Pietro Giordani, i suoi amici decidono di dare a lui una pensione mensile e può nuovamente ritornare a Firenze. A Firenze incontra anche, tra il 1830 e il 1832, un altro personaggio importante che diverrà il suo migliore amico negli ultimi anni della sua vita, ovvero Antonio Ranieri, di origine napoletana. Antonio Ranieri lo introduce anche alla conoscenza del suo terzo e grande amore, cioè Fanny Targioni Tozzetti. Per l'amore, per Fanny Targioni Tozzetti, deciderà di comporre un ciclo di poesie che prendono il nome di Ciclo di Aspasia. Nel 1833, insieme a Ranieri, si trasferisce a Napoli, peggiorano i suoi disturbi fisici, tra l'altro a Napoli scoppia un'epidemia di colera, tant'è che nel 1836 sono costretti a trasferirsi lui e Antonio Ranieri nella villa di Antonio Ranieri presso Torre del Greco, alle pendici del Vesuvio, dove lui comporrà il suo testamento poetico, ovvero la Ginestra. Ed è proprio a Napoli che la salute di Leopardi inizierà a peggiorare improvvisamente fino a condurlo alla morte il 14 giugno 1837. Passiamo a elencare un po', le elenchiamo solo perché poi le analizzeremo più nello specifico, quali sono le principali opere in prosa e in poesia di Leopardi. Partiamo dalle opere minori scritte nella sua gioventù, vi invito a vedere quanti anni aveva quando ha composto queste opere. Dopo i 7 anni di studio matto e disperatissimo, Leopardi, avendo appreso da autodidatta latino, greco, ebraico e francese, si dedica a un'attività piuttosto intensa di traduzione, soprattutto dei classici latini e greci, tra cui Virgilio, Orazio e Lucrezio. Al 1813, a dunque 14-15 anni, risale la composizione della Storia dell'astronomia. Al 1815 risale il saggio sopra gli errori popolari degli antichi e degli scritti così un po' più leggeri, che però fanno parte della vita di qualsiasi adolescente, le memorie del primo amore per sua cugina, e Diario d'amore, che è una rielaborazione del Diario del primo amore.
Un'opera in prosa invece estremamente importante è il suo epistolario, composto da circa 900 lettere che lui invia ai suoi principali amici letterati, ma che invia soprattutto a suo padre Monaldo, a suo fratello Carlo. È grazie all'epistolario che noi riusciamo a ricostruire i principali eventi che riguardano la vita di Leopardi. Come avevamo già detto, nel 1816 escono due articoli composti da Leopardi in risposta all'articolo di Madame de Stael sulla Biblioteca Italiana, il primo, Lettera ai compilatori della Biblioteca Italiana, il secondo, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica. In entrambi questi articoli si propone di considerare l'idea di Madame de Stael di tradurre gli autori europei in italiano come un'assurdità, perché, dice Leopardi, l'italiano è la conseguenza più naturale del latino e del greco e dunque bisogna continuare sul modello classico. Tra il 1817 e il 1832, quindi quasi per l'intera vita, Leopardi si dedica alla stesura del cosiddetto Zibaldone di pensieri. Che cos'è? È il suo diario personale. All'interno dello Zibaldone noi abbiamo l'elaborazione di alcuni pensieri che esporrà in un secondo momento nelle opere come i canti, come le operette morali, come i pensieri. E infatti al 1824 risalgono le operette morali, che sono una raccolta di 24 prose di argomento disparato, che riguardano dei dialoghi tra personaggi vari a proposito di argomenti filosofici piuttosto importanti, lo scorrere del tempo, la riflessione sulla morte, che cos'è la moda, che cos'è il tempo, eccetera. In ultimo, tra il 1831 e il 1835, compone i pensieri, che sono 111 piccoli aforismi, quelli che spesso vedete sui social, il riassunto un po' del suo pensiero, 111 piccoli aforismi che riassumono in maniera molto breve quello che però lui discute in maniera più ampia all'interno dello Zibaldone. Per quanto riguarda invece le opere poetiche, anche qui non ci soffermiamo sulla struttura dei suoi canti perché ne parleremo molto più ampiamente in un secondo momento, l'opera principale sono proprio i canti. Sono una serie di componimenti poetici scritti tra il 1817 e il 1836. L'edizione definitiva che noi leggiamo viene pubblicata postuma nel 1835 a Napoli. Sono importantissime, non sono tante le poesie di Leopardi, è un libricino molto piccolo quello dei Canti di Leopardi. Dicevo, una testimonianza importantissima dell'evoluzione del pensiero leopardiano. Non possiamo inserire Leopardi all'interno di una corrente letteraria fissa. Certo, lui inizia opponendosi strenuamente al romanticismo, ma diventerà poi un romantico. Volente o nolente, la sua poetica verrà influenzata dagli altri romantici italiani e troverà piena adesione nel pensiero romantico. Per oggi ci fermiamo qui, la prossima volta proseguiremo a vedere un po' il pensiero di Leopardi. Se ci sono, come sempre, delle questioni, scrivetemi. Vi metto su Google Drive anche una serie di pagine, che fanno un po' da lettura, no? Del lunedì, quella che noi avevamo come lettura del lunedì, tratte da questo libro, L'arte di essere fragili, di Alessandro D'Avenia, forse qualcuno di voi l'ha già sentito nominare. L'arte di essere fragili è il racconto di come Alessandro D'Avenia, che è un professore, abbia appunto si è avvicinato alla vita di Leopardi e abbia tentato di modernizzare un po' la vita di Leopardi. Quindi vi lascio anche queste pagine che sono da leggere, va bene? Mi raccomando, rimanete in casa, fate i bravi, rispettate le regole. A presto, ciao!